Amiche ed amici appassionati di futsal, bentrovati da Marco Laguidara. Siamo in diretta dal Pala Volcan per raccontarvi l'ottava giornata del campionato di calcio a 5 Serie B, Girone H. Match interno per la Drago Acireale che quest'oggi sfida la Blinking Soverato. Quasi tutto pronto per partire, eccolo qua il fischio iniziale. Palla mossa dal Soverato per Capicotto che ci prova un appoggio. Si appoggia Raffannino. Raffannino in zona centrale per Zappalà. Vince il contrasto, si arriva da Raffannino, tenuto ancora Raffannino. Zabella, Zabella col destro. Centrale in due tempi. La risposta, anzi no, la rimessa battuta in mezzo, poi Perez. Prova col destro, Giappone dice di no. Perez cerca di sfidarlo, poi il destro di esterno da parte di Labate. Super Mario Giappone con i piedi. Frustace, il tocco fuori, la suolata, poi il palo da parte di Capicotto. Aiari, il tocco per Saraceno col piattone. Tapin vincente da parte di Maccarrone. L'aveva chiamato Saraceno ad Aiari questo pallone, battuta velocemente in mezzo per Maccarrone che sorprende tutti. Ancora dietro per Zappalà. C'è Tomarchio, si va invece da Zabella. Zabella, serie di finte, ancora Zabella, scappa via col mancino. Incrocia, largo, altra chance per Frustace. Cercato e trovato ancora Gerace, poi si inserisce col mancino Finocchiaro che non trova la rete per l'opposizione da parte di Calabrese. Avanza Zabella, Saraceno, c'è l'inserimento di Zabella, cercato e trovato Zabella, ha cercato di metterla sul secondo palo per Raffannino, ci ha messo i piedi Calabrese. Avanti i padroni di casa con la firma che ha bloccato il match da parte di Maccarrone. Perez entra dentro il campo. Frustace prova il mancino, Giappone para e mette in azione Finocchiaro. Capicotto mette in movimento Calabrese, il tocco direttamente di prima intenzione, occhio che la porta è sguarnita, c'è Zappalà col mancino, Calabrese reattivo sul proprio palo. Finocchiaro, Raffannino, Maccarrone, Raffannino, Zappalà di prima intenzione per Maccarrone, rientra ancora Maccarrone col destro, il muro di Calabrese. Le suola di Raffannino per Finocchiaro, per Zappalà, l'anticipo da parte di Perez, 2 contro 2 Perez, il tocco sull'esterno per il mancino, ci ha provato Frustace, si incarica della battuta lo stesso Zappalà, chiama lo schema, fuori per Tomarchio, controllo e destro, il palo di Tomarchio. L'aveva piazzata Frustace contro Aiari, ancora Frustace, viene in mezzo Aiari sul pallone, pulito, si riparte in 2 contro 1, Zappalà, ancora Zappalà, va col destro, alto la transizione della Drago con Zappalà. Occhio a Raffannino qua che conquista il possesso, c'è Zabella, Zabella mette a sedere il portiere, ancora Zabella, salvataggio da ultimo baluardo per Soverato da parte di Capicotto. Ancora Zabella col destro, stavolta non può nulla Calabrese, si è rifatto con gli interessi. Andrew Zabella l'ha messa dentro, la dedica per il gol del 2-0. Sospiro di sollievo per la Drago, era un gol che serviva come il pane. Ancora Celia per Capicotto, c'è l'Abate, il tocco in mezzo, non arriva all'appuntamento Frustace. Finta di andare dall'Abate, ci va adesso il tocco arretrato per Capicotto che deve girarsi su Zabella. Frustace in profondità, c'è Celia, prova col destro, Celia, Giappone era volato, l'Abate, Capicotto. Per l'Abate, occhio alla superiorità, Frustace col destro, Giappone, poi ancora l'Abate, chiuso in calcio d'angolo. Perez, chiusa la Drago in 2-2, Capicotto va via alla prima transizione dei pressi, poi dalla lunghissima distanza il tiro è preciso, entra dolcemente il destro di Zappalà,
che ha il dolce sapore della vittoria. Si sale 3-0 nel punteggio, mancano 1:53. Pietro per Perez, scambiano i due, ancora Capicotto, cercano un inserimento sul secondo palo, si va da Frustace, c'è Celia, il tocco in mezzo per Perez, i riflessi di Super Mario Giappone che vuole tenere la porta inviolata. Frustace elude il primo pressing, ancora Frustace va in mezzo, riceve il pallone Super Mario Giappone con le mani, mette in movimento ancora Zappalà. Zappalà uno contro uno al duello, Zappalà col destro, vince anche questo duello, la Draga Cireale vince la partita, la doppietta di Zappalà, siamo 4-0, irraggiungibili Granada. Super Mario Giappone che aspetta lo scorrere del cronometro, cede il pallone al suo collega. Sirena che suona in questo momento, tre fischi del direttore di gara, match finito. Con la vittoria rotonda nel punteggio e nel gioco per la Drago Acireale.